necessario anche in questi giorni di festa, purtroppo, parlare di ciò che è accaduto nel Mugello nella notte fra l'8 e il 9 di dicembre, con la scossa di terremoto che ha colpito soprattutto il nostro comune di Scalpri e San Piero e quello di Barberino del Mugello. Ad oggi stanno ancora continuando e continueranno anche durante tutto il periodo natalizio e probabilmente anche all'inizio dell'anno le varie verifiche da parte di tutti gli organi competenti, quindi Protezione Civile, Genio Civile della Regione Toscana, Vigili del Fuoco e coordinati anche insieme ai tecnici del nostro comune i vari sopralluoghi per verificare se esistono o meno problematiche negli edifici privati oltre a quelli pubblici e a quelli religiosi. Ad oggi, su una stima di richieste ricevute, siamo intorno alle 200, con provvedimenti di ordinanza di evacuazione per non agibilità di abitazioni che sono state fatte soprattutto nelle aree di Lumena, Sant'Agata, Ago e Petrona. Indubbiamente è stato un evento che ha molto colpito la cittadinanza, soprattutto ha creato della paura, della insicurezza. Però abbiamo cercato di rispondere nel miglior modo possibile, almeno nelle prime battute, attraverso l'apertura delle strutture pubbliche come la palestra di San Piero a Sieve, nonché l'aiuto che ci è stato dato dalla Ferrari con l'apertura dell'autodromo internazionale del Mugello. Queste sono state le prime risposte che come amministrazione pubblica abbiamo cercato di dare alla cittadinanza, proprio per dargli il senso anche di vicinanza e attenzione, perché c'era necessità anche umana di condividere fra le persone questo momento di paura e quindi anche di bisogno dello stare insieme. Adesso partirà tutte le procedure che riguarderanno anche le richieste da parte della Regione Toscana nei confronti del Consiglio dei Ministri per ricevere lo stato di emergenza per il territorio del Mugello, che dovrebbe vertere su tre punti. Il primo, quello di risorse economiche per quella che è stata la immediatezza, i soccorsi che sono stati dati, quindi appunto i posti letto oltre ai pasti. Successivamente quello per quello che riguarda il contributo economico per le somme urgenze, quindi quello della messa in sicurezza degli edifici, e il terzo punto, quello più importante, di ricevere un contributo economico sostanzioso per iniziare subito l'opera di ricostruzione o di sistemazione degli edifici anche privati che hanno subito dei danni, e quindi dare subito uno sprint e ripartire immediatamente come territorio del Mugello, lasciandoci alle spalle questo brutto periodo, ma che spero possa dare a tutti noi la forza di vedere il 2020 come un anno di ripartenza e di opportunità, e ma soprattutto di orgoglio, di che il Mugello sicuramente ne ha di bisogno e lo ha insito nelle sue anime. Nel settore dello sviluppo economico sono stati recentemente pubblicati due bandi nelle scorse settimane, uno relativo a un bando per contributi per le associazioni, per il quale la nostra amministrazione comunale si muove già da alcuni anni, cercando così di venire incontro a tutte le associazioni no profit sul nostro territorio, che ogni anno organizzano iniziative, eventi, manifestazioni o fanno del servizio sociale per la comunità sul territorio e che si attivano su tutti i settori, da quello culturale a quello sociale, quello sportivo e quello ricreativo. Quindi si tratta di poter andare incontro a riconoscere anche questo valore etico della figura del volontariato, che ha un riverbero sia sulla figura del volontariato stesso sia su tutta la comunità che poi ne beneficia sul territorio. Mentre il secondo bando che è stato pubblicato è relativo ai contributi a sostegno delle nuove aperture di attività commerciali e artigianali in particolari zone del nostro territorio, quindi nello specifico i centri storici e le frazioni più popolose come Sant'Agata, Campomigliaio, Tagliaferro, Ponzalla e Marcoiano. Questa è una scelta che è stata possibile grazie ai risparmi derivati dall'ottimizzazione dei processi delle pratiche del SUAP, che è lo sportello per le attività produttive
gestito in forma associata presso l'Unione dei Comuni del Mugello e che permette dal 2019 fino al 2021, quindi per 3 anni, di dare un contributo economico a sostegno proprio di queste aperture. Questo in virtù di una volontà ben precisa, che è quella di migliorare l'accoglienza e la fruibilità dei centri storici, che sono una parte integrante della nostra identità, in cui si muove fondamentalmente la popolazione, e anche i centri abitati come le frazioni più popolose, in cui è importantissimo avere come riferimento un bar, una piccola bottega, insomma delle piccole attività che possono muovere la comunità intorno e far dal riferimento anche laddove sia un pochino più lontani dai centri più grandi. L'importanza di dare contributi a queste due realtà economiche, quindi sia le associazioni che le attività commerciali e artigianali, è un'importanza fondamentale per il nostro territorio, perché entrambe le realtà, pur con caratteristiche diverse, rivestono un ruolo fondamentale per il nostro territorio. E recentemente anche a San Piero si è costituito il nuovo Centro Commerciale Naturale dei Medici, che è un'associazione di commercianti che con l'associazionismo locale permette, insieme anche a quello già preesistente di Scarperia, che il centro commerciale naturale dei Vicari, permette insieme alle proloque, a tutto il grande tessuto associativo, di creare iniziative, mantenere appunto un'attività sociale, sviluppare relazioni e non far sentire mai nessuno solo. Quindi sono importantissime da un punto di vista sociale, perché collaborano e ovviamente limitano anche i casi di esclusione. Con delibera numero 77 del 26 novembre 2019, il Consiglio Comunale di Scarperia e San Piero ha approvato la delibera di adozione della variante urbanistica per la valorizzazione della villa di Capaggiolo e della tenuta. Si tratta di una variante agli strumenti urbanistici non più vigenti, ma agli strumenti urbanistici dell'ex comune di Scarperia, vale a dire il piano strutturale e il regolamento urbanistico comunale. Si tratta forse del più importante intervento che investirà il territorio del nostro comune nei prossimi anni. E siamo giunti finalmente, dopo anni di gestazione, a questa variante, perché da quando abbiamo iniziato a seguire la variante urbanistica sono passati 5 anni, però la svolta importante è avvenuta, diciamo, nell'ultimo anno, se non addirittura negli ultimi 6 mesi. Perché questo? Perché inizialmente la variante di Capaggiolo era incentrata tutta su un turistico ricettivo puro, cioè si pensava di fare un intervento globalmente legato al turistico ricettivo, con inseriti tutti gli interventi che sarebbero stati necessari appunto ad approvare e a realizzare questi interventi. La svolta c'è stata perché? Perché è stato deciso di cambiare l'impostazione, lo schema. Infatti da un turistico ricettivo puro si è passati a un turistico ricettivo, ma con importanti inserimenti di delle sistemazioni di agricole e dell'agricoltura. Perché questo? Perché dando un assetto del genere siamo riusciti praticamente a ribaltare il concetto della variante. La variante prevedeva tutto un altro iter, tutto un altro concetto, invece così facendo praticamente abbiamo in qualche maniera semplificato quella che sarà poi la messa in opera dei piani, dei piani urbanistici attuativi e dei titoli abilitativi che serviranno per realizzare tutti gli interventi. Appunto, con l'adozione è un atto diciamo preparatorio, si chiama adozione per questo, perché il comune, l'amministrazione sposa di fatto questa variante, e con questa variante, se non interverranno osservazioni nei 60 giorni dopo la pubblicazione del BURT, che è avvenuta l'11 dicembre, se non interverranno osservazioni, praticamente quello sarà il documento definitivo che verrà approvato nel 2020. L'assetto che è stato dato a questa variante riguarda 13 UMI, 9 di queste vedranno la realizzazione
realizzazione attraverso piani urbanistici attuativi. Quattro di queste saranno direttamente realizzate con intervento diretto. Per ogni UMI è previsto il dimensionamento, la destinazione e il titolo abilitativo che sarà necessario per presentare appunto i progetti. All'interno di ogni UMI non c'è un metro quadro in più, non c'è un metro quadro di residenziale, sono tutte destinazioni turistico-ricettive o di servizi. Servizi saranno, naturalmente ci sarà un museo, ci saranno servizi di parcheggio, ci saranno servizi di guardiania, ma per quanto riguarda il corpo più grande, la destinazione è turistico-ricettiva. Per fare in modo che ci sia una gestione unitaria degli interventi è prevista una convenzione quadro, quindi una grandissima convenzione che prevede al proprio interno per ogni singola UMI una mini convenzione che in pratica non sarà che un reiterare quello che è stabilito all'interno della convenzione generale. E su questo, praticamente, dentro la convenzione ci saranno poi inserite tutte le disposizioni, tutte le discipline, tutte le cose che sono necessarie per presentare il progetto. Naturalmente anche per la villa di Cafaggiolo sarà prevista anche una disciplina di quelli che saranno gli orari di fruibilità, perché sappiamo che la villa di Cafaggiolo è patrimonio dell'UNESCO, quindi dovrà anche sottostare alla disciplina del regolamento. E quindi in questa convenzione quadro saranno inserite anche queste disposizioni. Saranno lasciati liberi passaggi per le strade vicinali, tutti i percorsi del CAI sono mantenuti. E quindi l'importante è questo, a fronte di un investimento che si aggira intorno ai 240 milioni di euro, che prevederà una ricaduta sul territorio di circa 16 milioni di euro l'anno a regime, crediamo sia un intervento di una importanza straordinaria, ma non soltanto direi dal punto di vista economico e occupazionale, ma anche dal punto di vista della sistemazione di tutti quelli che sono i poderi e gli edificati agricoli che insistono su questi poderi, perché molti di questi attualmente sono pericolanti, sono fatiscenti, se non addirittura crollati del tutto e comunque tutti inagibili. Con questo intervento soprattutto si riuscirà a ristabilire una sorta di territorio uniforme, di uniformità di territorio, le cui bellezze saranno esaltate da questi interventi. Sarà veramente una variante che porterà dei benefici e una riqualificazione generale del territorio, sia del comune di Scarpieria e San Piero, sia del comune di Barberino, importantissima. Domenica 8 dicembre è stato acceso l'albero di Natale a Scarpieria in Piazza dei Vicari e quello a San Piero davanti alla Pieve Millenaria nel centro del paese, dove già dalla mattina la via provinciale si è colorata di luci e animata di voci e delle merci più disparate per l'edizione natalizia di mercanzie in piazza con un ricco mercatino natalizio delle scuole di San Piero. Contemporaneamente all'accensione delle luci natalizie, avvenuta alle ore 18 sempre presso la Pieve di San Piero, ha preso il via il concerto della Corale di Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo diretto dal maestro Andrea Sardi. Il ricco programma di eventi inaugurato domenica 8 dicembre a San Piero accompagnerà sanpierini, mugellani e visitatori per tutto il periodo delle festività, concludendosi poi con il tradizionale appuntamento dell'Epifania. Penso sia un momento di unione per tutto il nostro comune, quindi anche di aggregazione. Vi rinnovo quindi gli auguri anche per quest'anno e quindi da questo punto di vista, insomma, alle vostre famiglie, a tutti i vostri parenti, davvero un felice Natale e un prospero 2020. Quindi grazie di essere stati oggi con noi, insomma, a condividere questo momento e comunque sempre ben apprezzato soprattutto dai bambini che, insomma, vedono nell'albero di Natale sicuramente un momento di felicità, un momento di gioia che spero possa anche ritornare in comune a tutti noi per poter, insomma, ricondividerlo e essere un pochino più buoni, più seri, ma anche a volte anche un pochino più solidali nei confronti delle persone, che il Natale sia di spunto per tutto l'anno ma non solo per il momento in cui si vive.